pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ritrovati, oggi ci occupiamo di una hit italiana interpretata da un artista che l'ha resa celebre e l'ha fatto vivere una seconda vita di successo proprio quest'anno e nelle scorse settimane. Parliamo infatti di Sei bellissima e di Loredana Bertè. Il brano era contenuto originariamente nel secondo 45 giri della cantante, uscito nel 1975. A curare gli arrangiamenti era Vince Tempera e il singolo, che usciva insieme a Spiagge di notte, fu poi inserito nell'album dell'anno dopo, Normale o Super. Di certo è stata, ma vedremo che lo è tuttora, una canzone che ha fatto parlare di sé. Con questo brano la Bertè partecipò infatti a un disco per l'estate del 1975, senza però riuscire a restare in gara. A dispetto dell'eliminazione però, la canzone ebbe un enorme e immediato successo di pubblico e di vendite, tanto che quello che la conteneva diventò anche il primo 45 giri dell'artista ad entrare nella top 10 e nello stesso tempo a vendere 100.000 copie. Data l'epoca però va ricordato che il testo subì una censura. Un passaggio in particolare in cui la Bertè cantava «A letto mi diceva sempre non vali un po' più di niente» diventò «E poi mi diceva sempre che non vali un po' più di niente». La versione originale comunque uscì qualche mese dopo. Anche la copertina venne modificata, o meglio, la seconda versione conteneva anche la scritta «Questo disco per l'estate è stato scelto da Supersonic» con riferimento all'omonima trasmissione radiofonica. Il brano, oltre che ricantato da altri artisti, prima della recentissima versione insieme ad Alessandra Amoroso, è stato usato anche come colonna sonora del film La messa è finita di Nanni Moretti nel 1985. Dicevamo delle differenti versioni, si contano tra le più famose quelle di Iva Zanicchi nel 1987, di Siria nel 96, di Dolce Nera nel 2005, oltre a quella del 2016 con L'Amoroso appunto, brano quest'ultimo tra i più apprezzati e scaricati su iTunes. Anche quest'ultima, come l'originale, infatti, vede un'interpretazione molto struggente, con una parte vocale anche molto graffiante. Fa parte dell'album della Bertè Amici non ne ho, amiche sì, che ha visto un tour omonimo che si è concluso con un grande show Amiche in Arena a Verona, dove a cantare questa canzone sul palco è salita anche Fiorella Mannoia. Va ricordato anche che la Bertè ha avuto modo di raccontare di aver scritto lei il testo ispirandosi alla storia avuta con il tennista Adriano Panatta, ma secondo quanto racconta l'artista nell'autobiografia Traslocando è andata così, scritta con Malcolm Pagani, non essendo ancora iscritta alla SIAE all'epoca, non poté firmare il brano, che venne così registrato a nome Daiano Felisatti.